Bentornati Nevolette, bentornati Nevolette, questo è Nerd Channel. Se mi sentite con questa voce in oltretomba perché è mattina molto presto e questo è l'ultimo giorno a cui sarà un giorno molto molto interessante. Soprattutto non ho vloggato in questi ultimi giorni e vi spiegherò il perché. Se siete curiosi quindi di sapere perché non ho vloggato e che cosa è successo in questi giorni, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo un grandissimo like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video del channel. Io vi mando un bacio e vi aspetto dopo la sigla. Una di quelle è la nostra stanza, si entra la scala, questa è una casa bellissima, veramente molto molto bella. Si va in corridoio, qua ci sono le ragazze che mi guardano come per dire oddio ma questa che sta facendo, sto vloggando, ma per loro è una cosa molto inusuale. Qua c'è il patio della casa, molto carino. E questo è dove facevamo colazione. Raga, oggi vlog. Ovviamente mi ha guardato malissimo. Ok. Volete salutare? Dai, salutate. Stiamo mangiando. Stiamo mangiando. Vabbè, non vi salutano. Vi faccio salutare dopo. Questa è la tipica colazione. Panino, biscottino. Oggi leggermente meno abbondante, vero, come dice Mr. X, succo. Il primo giorno ci è andato un succo buonissimo di frutti buonissimi che poi non si è più ripetuto. E ovviamente io di queste cose non mangerò nulla, ma mangerò le mie cose che sono lì dentro. Perché non ce la faccio a fare colazione con le cose loro. Allora, lui è il padrone di casa, gentilissimo. Un saluto. Gentilissimo, per cui poi vi metto sotto i contatti e se volete venire a Cuba, soprattutto a Trinidad, potete contattarlo e vi offrirà veramente un grandissimo posto. Grazie mille. Grazie. 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 Ora vi faccio vedere la stanza, che sarà un po' una roba più o meno disastrosa, o comunque sul disastroso andante, perché stiamo uscendo. Però guardate quanto è grande. Questa è mia e viene con me. Questo è il bagno. Doccia, asciugamano e soprattutto un fantastico terrazzino con sedia dondolo. Adesso vi saluto perché vado al mare. Siamo pronti ad andare alla playa e fuori c'è il taxi che ci aspetta. Buenas. Allora, il taxi è la Jeep. Qua usano tantissimo questi mezzi. E quindi ora vlog dalla Jeep, vi faccio vedere, io salgo dietro con Salva, Mr. X è davanti. Ultimo giorno a Trinidad, non so se dire se sono felice o meno, nel senso che siamo venuti ai Caraibi e praticamente i Caraibi non li abbiamo manco visti. Adesso andiamo proprio per farci due orette, andiamo alla playa e non so neanche a che playa ci portano, ma comunque spero di recuperare.
Allora raga, praticamente ci ha portato nella prima spiaggia, poi andremo a vedere la seconda, ma questa spiaggia adesso ve la faccio vedere, è deserta, non c'è niente e nessuno, però è bellissima, guarda che bella. C'è un po' di vento e quindi si sta benissimo perché il sole dei Caraibi è effettivamente molto, fa molto caldo. Sto riempiendo la tua borsa di pietre. Sì, anche io l'ho riempita di pietre. Okay. Ma sapete che in molti paesi potrei accorare il legale? Sì, però a Cuba non lo sappiamo, proveremo. Giusto per rimanere. Vorrei farvi vedere come si è seduto Mr. X, fa morire da ridere. Ma lui non vuole. Già è lì col broncio. Praticamente ce l'avete presente i bambini? Quelli che si siedono con le gambettine. Quell'altro che sta morendo di freddo. Vabbè, iniziano ad arrivare i turisti, secondo me. E quindi non c'era nessuno. Adesso però secondo me iniziano ad arrivare i turisti e quindi inizierà ad esserci un po' il casino. Ragazzi, allora, questa è una spiaggia, insomma, piuttosto frequentata, pare che sia la più carina della costa, quella vicino a Trinidad. E ovviamente a noi piace di meno proprio perché è piena zeppa di turismo, per cui ci siamo fermati qua, adesso prendiamo un caffè col gelato e niente, dopo prenderemo un taxi per tornare in aeroporto e tornare ovviamente in Italia. Mi sa che questa sarà una giornata veramente molto molto lunga perché il taxi da Trinidad fino all'aeroporto, a La Habana,
durerà, cioè il viaggio sarà almeno di 4-6 ore. Poi avremo 4 ore da aspettare in aeroporto minimo e poi avremo un volo di 10 ore fino a Parigi, scalo di 3 ore più o meno a Parigi e poi da Parigi all'Italia. Abbiamo l'intenzione di realizzare 3 video sopravvivenza per Cuba. Allora, il primo video sopravvivenza internet, che è qualcosa di pazzesco, credetemi. Il secondo video sopravvivenza cibo, altrettanto pazzesco. E il terzo, altrettanto, insomma, fuori di testa, il video sopravvivenza igiene intima. E che sono stati, diciamo, i 3 punti focali del, quantomeno, del, in cui mi sono dovuta molto adattare in questo viaggio. Per cui insomma ci vediamo poi dopo, adesso è arrivato il caffè. I can be there when you are. Cosa facevi l'asino anche tu con questa? No, sì, no. Ha un po' di confusione. Ok, allora siamo arrivati in aeroporto, per cui vlog da qua. Tra 40 minuti credo che ci sarà l'imbarco. Mi preparo questo viaggio lunghissimo, io non amo dormire in aereo per cui non dormirò, è una cosa un po' stressante e poi magari rivloggerò da Parigi che avremo tipo un'ora di scalo, sempre se riesco perché mi hanno detto che abbiamo pochissimo tempo tra un volo e l'altro e poi chiuderò il vlog probabilmente quando arriverò a casa sulla macchina. Come vi ho già detto su Instagram, su Snapchat e su tutti gli altri social, voglio realizzare 3 video in particolare in cui parlo di questa esperienza cubana e in cui vi racconterò insomma un po' quali sono stati i miei metodi per sopravvivere a questa cultura, a questo paese così diverso, diciamo così, così diverso, dalle abitudini così diverse e distanti rispetto a quelle a cui siamo abituati. Mr. X mi ha appena dato un bacino e quindi niente, ci vediamo dopo e se invece non dovessi riuscire a fare in tempo a vloggare vi mando